Pace del Signore, fratelli e sorelle della comunità di Rimini, di tutte le missioni, un abbraccio, un caro saluto, anche se non possiamo farlo fisicamente ma solo virtualmente, un abbraccio a tutti voi, che il Signore possa continuare a custodire e a preservare i vostri cuori da ogni paura, da ogni scoraggiamento, e anzi in questi momenti vogliamo trarre maggiore forza nella parola di Dio e anche nella preghiera. E un caro saluto anche a tutti gli amici, a tutti coloro che potranno seguire il messaggio della parola di Dio attraverso i nostri canali social. Poche parole prima di passare alla lettura della parola di Dio. Leggerò in Romani capitolo 8 dal verso 28 fino alla fine del capitolo, e sicuramente questo un testo che sarà di incoraggiamento per tutti quanti noi. Voglio solo spendere qualche parola per incoraggiare i fratelli a rimanere saldi nel Signore, a non lasciarsi prendere dalla paura o dall'inquietudine. E vogliamo continuare a sostenere con la nostra preghiera tutti coloro, mi sento di fare questo appello, che in prima linea ci sono fratelli credenti nelle forze dell'ordine e anche della nostra comunità di Rimini, che stanno appunto in prima linea lavorando, adoperandosi, e quindi vogliamo sostenere questi cari con la nostra preghiera. Vogliamo pregare il Signore per tutta l'attività e le istituzioni che si stanno adoperando, si stanno muovendo per fronteggiare queste emergenze. Quindi vogliamo pregare per tutti gli operatori sanitari, per coloro che si impegnano come forza dell'ordine, e vogliamo pregare per le nostre istituzioni, per il nostro governo, che il Signore possa davvero continuare a dare saggezza, e possa essere questo un periodo, un momento, una condizione che possa davvero portare l'uomo a riflettere e a umiliarsi davanti al Signore. Questa è la nostra preghiera, è una preghiera che noi rivolgiamo con tutto il cuore al Signore, e siamo fiduciosi che Dio ha tutto sotto il suo controllo. E siamo anche fiduciosi noi come Chiesa del Signore, che la cosa più importante per noi è rimanere attaccati al Signore, rimanere attaccati alla Sua parola e chiedere a Lui davvero una maggiore unzione di Spirito Santo, non solo per discernere i tempi ma anche per arrenderci e consacrare di più la nostra vita al Signore. Dicevo, volevo condividere con voi alcuni versi, così come li troviamo in Romani capitolo 8, dal verso 28 leggo: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che li ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio è anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, noi siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. È una parola sicuramente questa che ci incoraggia a continuare ad avere piena fiducia nel Signore. C'è davvero un risvolto, un risultato, una condizione
meravigliosa nella vita del credente, coloro che hanno accettato Gesù nel proprio cuore come personale salvatore, hanno ricevuto una parte spirituale, hanno ricevuto una benedizione spirituale mai sperimentata prima, che addirittura li mette, come abbiamo letto in questa parola, in una condizione, anche se difficile, particolarmente difficile dal punto di vista umano, terreno, ma appunto per questa nuova vita, per questo risveglio spirituale che è avvenuto nell'anima nostra, noi siamo identificati in questa posizione, possiamo essere vittoriosi, una forza che arriva dall'alto, dallo Spirito Santo, che ci permette di vivere al di sopra di tutte queste situazioni, anche difficili e così problematiche. Possiamo vivere una vita serena in Cristo Gesù, consapevoli di essere vittoriosi. Nessuno potrà mai toglierci, rubarci, se noi rimaniamo attaccati al Signore, se come faceva l'esempio Gesù, il tralcio rimane attaccato alla sua vite. Se noi dimoriamo nella parola di Dio, nessuno può rubarci l'amore di Dio, la sua grazia, questa consapevolezza di essere davvero vittoriosi su ogni cosa, persino sulle cose future. Quanta inquietudine c'è oggi, quanta incertezza, quanta paura, quanto terrore, quanto scoraggiamento c'è in questo periodo, in un clima pieno di incertezze, perché non si sa dove si arriverà, non si sa dove ci sta portando purtroppo questo terribile virus, questa epidemia. Dal punto di vista economico sappiamo già dei grandi disagi che sta creando, e non solo questo, tutto questo può generare nel cuore dell'uomo, della persona, ovviamente paura, incertezza, inquietudine. Però, fratelli e sorelle, la nostra prospettiva, la nostra realtà di vita è stata completamente stravolta. I nostri orizzonti sono stati allargati, la nostra vita, sappiamo che quella vissuta sulla terra è per un tempo, siamo chiamati anche a vivere e ad affrontare i disagi, le prove, situazioni particolari, ma la nostra prospettiva, dicevo, si è ampliata, allargata, adesso è rivolta all'eternità, e noi sappiamo che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto la giustificazione e quindi abbiamo il diritto, come dice la parola di Dio, di essere chiamati figli di Dio, e nello stesso tempo siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. E cioè il Signore ci ha partecipato una vita abbondante, eterna, e questa prospettiva così ampliata ci dà davvero la grazia oggi di dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Io so che tutto, l'abbiamo letto, il primo verso, il verso 28, il primo verso di questo testo che abbiamo letto, il verso 28 in Romani capitolo 8, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio, che amano il Signore. Volevo leggere solo due versi in Giovanni che testimoniano, che dichiarano in che modo è possibile diventare figli di Dio. Sì, perché la parola di Dio ci spiega chiaramente che a motivo del nostro peccato noi siamo separati da Dio. E questo non è un problema di alcuni, ma è un problema di tutta l'umanità, di tutte le generazioni. La parola di Dio in Romani capitolo 3 dice espressamente che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi noi dal momento in cui l'uomo è caduto, ha peccato, ha smesso di avere questa appartenenza a Dio, di essere definito figlio di Dio, è diventata semplice creatura di Dio. Ma in Giovanni leggiamo, in capitolo primo di Giovanni, verso 12 e 13, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo nel proprio cuore, egli ha dato il diritto di diventare
figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Bene, questa figliolanza, questo diritto di essere figli di Dio, che poi ci dà accesso a quello che abbiamo letto, a questa bellissima realtà spirituale, e di sentirci vittoriosi, vincenti su ogni situazione che affrontiamo, è un diritto, è una condizione, è un beneficio che tutti possono usufruire. Infatti la parola di Dio non fa distinzione né di uomini, né di popoli, né di appartenenza, né di culture, e neanche di tempi, di generazioni, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E specifica, i quali non hanno ricevuto questa per appartenenza, per discendenza, ma appunto attraverso questa esperienza. Questo verso che ho letto, il verso 12, è un verso che mi ricorda l'esperienza di un uomo di Dio nel passato, a cavallo, sto parlando di un tempo a cavallo tra il 1700 e il 1800, un certo Michele Nardi, proprio leggendo questo verso, fece la sua esperienza di salvezza. E lui, un uomo d'affari, un uomo impegnato nelle finanze, conobbe un amico americano, in quel tempo viaggiava molto, anche se dimorava spesso negli Stati Uniti, e un giorno decise di andarlo a trovare a casa sua. E l'ultimo incontro che fece con quest'uomo lo turbò non poco, perché quando andò a casa sua vide che quella persona non era più la stessa, era profondamente diversa, era cambiato il suo modo di pensare, di parlare, parlava del passato come qualcosa che aveva deciso di abbandonarlo per sempre, e quello che sentiva era il messaggio dell'Evangelo di Cristo, della salvezza. Infatti gli parlò di Cristo e di come egli aveva trasformato la sua vita, di come aveva salvato la sua vita. Michele Nardi rimane sconvolto, rimane perplesso da quella situazione, nel vedere appunto questo profondo cambiamento, e riceve da questo suo amico la parola di Dio, la Bibbia, al che il Nardi gli dice chiaramente, semplicemente, che non leggerà mai questo libro, un libro voluminoso, lui non ha il tempo di leggere questo testo così ampio, così grande. E questo fratello americano, gli sottolineerà solo un verso, che è il verso che abbiamo letto in Giovanni capitolo 1 verso 12, e gli dirà: va bene, leggi solo questo verso, quando ne avrai l'opportunità, la possibilità, prendi la Bibbia e leggi questo verso che io ti sottolineo. E accadde proprio questo. Nardi, andando in albergo, si ricorderà di questa Bibbia, leggerà questo verso. Nel momento in cui leggerà questo verso, sentirà proprio la voce dello Spirito e sente che quella parola è proprio per lui, è rivolta a lui. E lui farà proprio questo passo, sentirà forte questo messaggio, la possibilità di avere il diritto di diventare figlio di Dio, si umilierà, pregherà, chiederà il perdono dei peccati, in quella stanza d'albergo otterrà la salvezza e farà l'esperienza della nuova nascita. Da quel momento in poi, nello stesso modo anche per la vita, per quanto riguarda la vita di quest'uomo, cambierà notevolmente, radicalmente. E questo il prodotto, è questo l'opera che lo Spirito Santo compie nel cuore di colui che riceve Cristo. E quindi ricevendo Cristo riceviamo il diritto di diventare figli di Dio. Quindi c'è un momento particolare, specifico, ben descritto nella parola di Dio. Il momento in cui si diventa figli di Dio è un momento di piena consapevolezza, è un momento che non lo si raggiunge con una ritualità, con un cerimoniale o
per una documentazione formale che possa arrivare da qualsiasi tipo di autorità religiosa che sia, ma è un'attestazione che arriva dall'alto, è un'opera spirituale. Lo Spirito Santo, dice la parola di Dio, che attesta al nostro spirito che siamo suoi figli, che gli apparteniamo. Per questo abbiamo la possibilità di gridare Abba Padre. Questa è l'opera della salvezza, questa è l'opera che noi preghiamo, che tu, caro amico, caro amica che stai ascoltando questa predicazione della parola di Dio, possa realizzare nella tua vita. Questo messaggio è per te, questa possibilità che Dio ha concesso a tanti uomini, tante donne, in tante generazioni, la sta concedendo, la vuole concedere anche a te. È semplice accettare Gesù, ma è inevitabile che per diventare figli di Dio, dicevo, è inevitabile che possa adempiersi questa condizione. Se tu accetti Gesù nel tuo cuore, nella tua vita, se ricevi la parola di Dio, anche tu potrai avere questi requisiti. E non sono requisiti formali, certo noi non abbiamo nessuna documentazione o timbro che attesti la nostra appartenenza a Dio, ma appunto dicevo un'appartenenza spirituale. Questo non significa che non è dimostrabile, questo non significa che siccome non abbiamo una documentazione scritta che siamo figli di Dio, nessuno potrà accorgersi o noi non possiamo testimoniare di questo, ma in virtù proprio di questa forza spirituale che agisce in noi, noi possiamo dimostrare, noi siamo portati a dimostrare che siamo figli di Dio, così come quest'uomo nei confronti di Michele Nardi, così come Michele Nardi lo sarà stato per altri nel giorno in cui ha sperimentato la salvezza, anche noi in questi momenti, in questi tempi difficili, vogliamo davvero realizzare questa parola, così come abbiamo letto in tutte queste cose difficili, quasi insuperabili, umanamente parlando inaffrontabili, difficili da gestire, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E che sia questa la testimonianza che ancora oggi noi possiamo rendere a questo mondo, piuttosto che siamo noi a aver il bisogno di essere incoraggiati, anche se la parola di Dio comunque ci incoraggia, fratelli e sorelle, è sufficiente la parola ad incoraggiare i nostri cuori, ma vogliamo soprattutto noi sentirci impegnati, sentirci in dovere di incoraggiare gli altri ad accettare Gesù nella propria vita, ad incoraggiare i più deboli, ad essere di coloro che appunto testimoniano della propria esperienza di fede, avendo ricevuto questa forza spirituale, queste forze spirituali che arrivano dall'alto, dal cielo, per opera dello Spirito Santo e ci permettono appunto di incoraggiare, di risollevare i più deboli, i coloro che hanno bisogno di una parola di consolazione. La parola di Dio, questo lo dico perché tanti messaggi stanno circolando ultimamente sui nostri social network, qualcuno che magari utilizza qualche passaggio, qualche verso della parola di Dio, magari sostenendo che nessun male potrebbe colpirci, noi siamo esenti da situazioni spiacevoli. No, no, fratelli e sorelle, noi non siamo esenti dal male che ci circonda. Dal punto di vista questo però naturale del termine, dal punto di vista di questa vita terrena, dal punto di vista della nostra carne, noi siamo soggetti alle malattie, noi siamo soggetti alle difficoltà, ai problemi, così come tutti quanti gli altri. La parola di Dio dice che il Signore fa levare il sole
sui malvagi e sui buoni, la pioggia scende sui giusti e sugli ingiusti, nessuno è esente dalle situazioni di questa vita. Se il Signore lo permette, comunque c'è sempre un perché, e sicuramente per il nostro bene, ma non di meno non vogliamo trascurare questo insegnamento che riceviamo dalla parola di Dio. Infatti, primo Pietro capitolo 1 verso 6, la parola di Dio ci dice addirittura di esultare, anche se per breve tempo è necessario che siamo afflitti da svariate prove. Le prove non mancheranno, non mancheranno i momenti difficili, non mancheranno neanche le situazioni morali difficili che dobbiamo attraversare in questa vita terrena. La parola di Dio ci fa l'esempio di Lot, ci dice che era rattristato per la situazione malvagia, per la condotta dissoluta di quegli uomini scellerati del suo tempo, così come si sentiva inacerbito l'apostolo Paolo quando, entrando ad Atene e aspettando l'opportunità nell'Areopago di parlare di Cristo, vedrà questo popolo, questa cittadina così idolatra, che aveva tanti idoli, si inacerbiva. Ora, queste credo che siano situazioni, condizioni che viviamo anche noi nel nostro tempo. Non di meno sappiamo che la nostra prospettiva, siccome è stata allargata, siccome il Signore ci ha dato luce, noi abbiamo una cittadinanza, e la nostra cittadinanza è quella celeste, e per quella noi ci adoperiamo. Quindi, pur sapendo che vivremo probabilmente anche con delle sofferenze terrene, in delle situazioni problematiche, ma la nostra cittadinanza è nel cielo, nessuno ce la potrà togliere, nessuno ci potrà togliere l'amore di Dio, nessuno potrà toglierci questa gloriosa vittoria che noi abbiamo avuta in Cristo Gesù. Quindi, con questa piena fiducia vogliamo continuare ad andare avanti. Vogliamo continuare a confidare nel Signore, sapendo che la realtà spirituale del credente, quindi la realtà eterna del credente, è gloriosa e meravigliosa. Quindi non vogliamo vivere questo tempo da vittime, da coloro che subiscono, ma da vincitori, vincitori in Cristo Gesù. Non vogliamo vivere un cristianesimo passivo, ma anche se limitati fisicamente, anche se impossibilitati nel fare le cose che volevamo fare, ma vogliamo vivere attivamente la nostra fede, con quello che ci viene messo a disposizione, con la meditazione e la preghiera. Vogliamo continuare a rafforzare appunto la nostra fede, il nostro uomo spirituale. La fede e l'afflizione è il secondo tema che abbiamo trattato. Siamo stati fatti figli di Dio, abbiamo ricevuto da parte del Signore questo diritto, quindi vogliamo credere che noi apparteniamo al Signore. Lo sappiamo, sono cose che sappiamo, ma mettere in atto nei momenti difficili, particolari, questa verità può diventare difficoltoso, ma se siamo pienamente attaccati alla parola del Signore, se crediamo con tutto il cuore, vedremo che il Signore ci darà una pace, una serenità, anche in questi momenti, grande. La fede prevarica, la fede supera l'afflizione, il momento di disagio. E voglio concludere questo messaggio con questa considerazione. Siamo vittoriosi. La parola di Dio dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, ma per essere vincitori bisogna combattere, bisogna gareggiare, bisogna mettersi in gioco.
per essere vincitori bisogna non stare fermi, bisogna sapere che c'è un combattimento, che c'è una gara in atto e che siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro, il nostro servizio. Siamo chiamati ad essere impegnati e questa breve meditazione possa produrre questo nei nostri cuori, un incoraggiamento maggiore ad essere impegnati nelle vie del Signore, nel suo campo, ad essere impegnati nella sua opera. Un desiderio sempre più crescente di incontrare lo sposo che sta per tornare, un desiderio sempre più crescente proprio perché riconosciamo di quanto è misera la realtà terrena a motivo del peccato, non perché così è stata creata da Dio, perché il peccato ha rovinato, ha distrutto tutto. Il desiderio di vestire l'incorruttibilità che aumenti sempre di più nei nostri cuori. E anche il desiderio che il presente è un presente che deve essere vissuto non passivamente nell'aspettativa che un domani le cose saranno migliorate, ma un presente vissuto nella consapevolezza che dobbiamo combattere, dobbiamo impegnarci affinché il regno di Dio davvero possa espandersi nella nostra generazione e nel nostro tempo. Il desiderio possa aumentare nei nostri cuori di amare Dio e il prossimo nello stesso modo che Dio ci ha amati. Che Dio possa davvero darci questo buon sentimento verso tutti gli uomini. E per questo continuiamo a pregare il Signore per tutti coloro che si stanno disponendo per aiutare gli altri e che sia questo un momento proficuo affinché l'uomo possa realizzare la salvezza, come abbiamo letto prima, il diritto di diventare figli di Dio, che non si ottiene per le opere, non si ottiene per le cose buone che l'uomo può fare, ma si ottiene semplicemente ricevendo Cristo nella propria vita, credendo nella sua parola. Che possa essere questo un messaggio di incoraggiamento per noi, fratelli e sorelle, e di benedizione, è uno strumento di salvezza per tutti coloro che pregheranno il Signore, si umilieranno davanti a Dio, riconoscendo la propria condizione, chiedendo il perdono dei peccati. Dio possa benedire i nostri cuori. Volevo insieme a voi concludere questo messaggio della parola di Dio con una preghiera che Dio possa continuare a custodire i nostri cuori, possa continuare a preservare la nostra vita spirituale da ogni attacco dell'avversario e continuare a essere uniti nella preghiera. Signore, ancora in quest'oggi, questa mattina, ci rivolgiamo a Te con tutto il cuore e Ti ringraziamo innanzitutto per la salvezza che Tu ci hai donato in Cristo Gesù, per questo meraviglioso diritto che Tu ci hai dato di essere Tuoi figli, Signore. E non in una forma, Signore, così apparente, non è formalità questa, Signore, ma proprio in virtù dell'opera che lo Spirito ha compiuto nella nostra vita, la rigenerazione, la nuova nascita, Signore, vogliamo consapevolmente, con tutto il nostro cuore, lodarti e benedirti, perché non meritavamo nulla, ma Tu ci hai fatto grazia attraverso l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce per noi, Signore. Benedici quanti stanno ascoltando questo messaggio, quanti lo ascolteranno, che possano fare questa esperienza così bella, così meravigliosa, e possano ottenere la salvezza e il dono della vita eterna. Signore, benedici quanti, Signore, la nostra preghiera, Signore, di intercessione per quanti si stanno adoperando per il bene di questi infermi, di questi ammalati, in questo tempo, Signore, in cui questa epidemia, questa pandemia si sta diffondendo sempre di più. Ti chiediamo, Signore, una forza spirituale, Signore, che davvero possa superare tutte quelle forze, Signore, tutti quei combattimenti naturali, terreni,
che sono sotto i nostri occhi e che stiamo affrontando in questi giorni. Signore, donaci la tua forza, donaci la tua potenza, donaci il tuo discernimento, benedici il tuo popolo, benedici la tua chiesa, che la tua parola anche per questi canali possa raggiungere tante vite. Signore, salva, Signore, salva, purifica dai peccati, dona vita eterna, libera, Signore, che il tuo nome sia riconosciuto superiore a qualsiasi altro nome, Signore, che tu possa essere davvero acclamato, possa essere davvero glorificato, e dai nostri cuori, e da quanti troveranno salvezza nel tuo nome, Signore. Benedici, Signore, tutto l'apparato sanitario della nostra nazione, Signore, tutti coloro che si stanno adoperando, Signore, in prima linea per gli ammalati. Signore, benedici le istituzioni, Signore, benedici, Signore, le autorità civili e militari, Signore, sì, Signore, e in modo particolare ti chiediamo anche una tua speciale benedizione, Signore, sul nostro governo, Signore, che tu possa dare saggezza, Signore, davvero saggezza per affrontare questa situazione nel tuo timore, Signore. Benedicici assieme, benedici la Chiesa di Rimini, tutte le missioni, benedici le nostre famiglie, ogni cosa, Signore. Noi te la chiediamo in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Thank you.